mi chiama il mio agente, la mia agente allora, e mi disse: Luca, devo dare una notizia meravigliosa, hai vinto il provino per fare il commissario Montalbano. Io esplosi di gioia, dove ero veramente estasiato. Chiamai Andrea Capitelli e disse: Andrea, prima non t'ho chiamato perché non volevo che questa mia telefonata potesse essere da te interpretata come una ricerca di un aiuto, ma adesso ho vinto il provino e ti dico, sono felicissimo, non vedo l'ora di... Lui mi disse: guarda, ho seguito perché il produttore mi ha tenuto al corrente di quello che succedeva, ti dico anche sinceramente che non me lo immaginavo proprio come te, ma so che razza di attore sei, sono sicuro che tirerai fuori qualche cosa, un bel personaggio. Passarono sei mesi in cui io cominciai a studiare, cominciamo a fare uno studio su come si vestiva, su come si muoveva, su come parlava. Io poi quando mi preparo sul personaggio scrivo molto, su un taccuino, ho sempre un taccuino dietro, idee, appunti, suggestioni. Finalmente dopo sei mesi andiamo a girare, io emozionatissima, arrivai una settimana prima giù in Sicilia, un mese in là, passeggiate, adesso faccio questo, fino a che arriva il giorno fatidico, si va a girare. Come sempre succede, io penso che chiunque di voi abbia fatto almeno nella vita un esame universitario, della patente, eccetera, il giorno prima dici: non mi ricordo niente, non ce l'avevo, no? Sarà capitato a tutti quanti. E io ero in quella stessa situazione, avevo in testa esattamente quello che dovevo fare, come avrei voluto costruire il personaggio, purtroppo non mi veniva. Passa un giorno, passa due giorni, finalmente arriviamo al sabato, io disperato alzo il telefono e chiamo Camilleri, che non era solo l'autore della creazione che stavamo trasportando sugli schermi, ma era anche il mio maestro. Quindi chiamo il mio maestro, maestro Pro, Luca Denti. Senti maestro, allora io sto qua, sono in crisi nera perché eccetera eccetera eccetera. Vedi, io ho capito che lui deve fare questo, ma per esempio con Lidia come l'abbraccia? Perché se l'abbraccia troppo sembriamo che... Allora lui dopo mi fece parlare 10 minuti, senti Luca, fermo. Tu stai facendo solo un errore, non stai ancora usando il cervello, mentre adesso ti devi buttare. Quello che hai fatto, quello che hai dato, adesso buttati, fallo, non ci pensare. E io attaccai dicendo: ah, che meraviglia, ma certo, ma come posso non avere... Ma è così ovvio, che è ovvio, non devo mettere da parte il cervello e devo buttarmi, devo far venire fuori, mi devo immedesimare, eccetera. Passai una serata meravigliosa e il giorno dopo, domenica, mi sveglio, i dubbi ricominciano, no, ma sì, papà, insomma, dubbi che mi spinsero alle ore 13:30 della domenica a richiamare il mio maestro, Camilleri. Maestro, sì, ho capito, su c'è ragione, mi devo buttare, ma buttare, è facile dirsi buttare, che come mi devo buttare, in che direzione, perché se mi butto troppo di là, poi perdo quella cosa là, se mi butto troppo di là, a un certo punto lui mi fece parlare, sono 10 minuti, poi si sentì la sua voce cacchiante, inconfondibile: Roga, non mi rompere i gambasisi.